Ecco, ma guarda che bello. È fantastica. Questo schiacciati con le, alla camion, macchine, sulla strada ho trovato. Era per strada? Bellissimo. Sì. Bellissimo. Ma questo rosso l'hai aggiunto? No, è naturale. È tutto naturale. Cioè la natura può anche essere una lattina di Coca-Cola schiacciata. Certo. Lì c'è un mattone casuale. Ho trovato e nella. Intanto c'è un mattone che tu hai fatto partendo dal mattone casuale. Ecco che tu hai capito tutto bene. Quello mattone fatto io. Questa è di natura. Questa è natura. Perché natura e noi siamo intrecciati. Sì. Noi non copiamo la natura. No. Siamo pezzi della natura. Ecco. Questo è Zen. Esatto. Filosofia Zen. Per lo Zen è fondamentale il gesto. Io faccio ogni giorno un gesto, quello che sento molto spontaneo, senza studiare molto, anche come allenamento della mano sensibilità. L'importante è fare questo gesto ogni giorno, riempire questo spazio bianco. In questo caso non c'entra la qualità del disegno. Quando non c'è l'idea faccio solo questo segno. Ecco, solo questo gesto importante qua. Vero valore della vita, secondo me, vero valore della vita, ci sono parte invisibile, non visibile, toccabile, invisibile, cioè come l'anima, spirito. Quello lì è il vero valore dell'uomo. Per esempio, vero bicchiere, valore del bicchiere non è materiale, è dove ci sta vino, vuoto, vero valore. Materiale sia plastica, carta o argento o prezioso cristallo, non ha importanza. Vero valore, importante è spazio vuoto. E poi materiale, qualsiasi materiale col tempo completamente svaniscono, spariscono col tempo. Però noi abbiamo questo nostro desiderio, cosa grande valore, importante, vogliamo conservare più lungo tempo possibile, e per quello l'uomo ha creato cassaforte. Museo conservare, no? Però se scoppia bomba atomica o missile, in un attimo spariscono. Cosa visibile e toccabile, cioè materiale, esistono sotto questo pericolo. Accanto, cosa visibile e toccabile materiale, ci sono invisibile, spazio, no? All'anima, spirito, fede, amore, passione, volontà. Ecco, quella parte invisibile credo che rimangono come impronta dell'uomo, storia. E per quello io ho fatto questo gesto. Che è l'impronta. Questa è impronta, vuoto. E qui conta invisibile, il vuoto, non invisibile. Però qui una cosa interessante, essendo scultore, per esprimere vuoto, ho bisogno materiale. Devi fare pieno. A pieno. Sì, certo. E per quello io ho capito così. Io ho cominciato a lavorare a titolo della mia ricerca, Emu, vuoto. Questa per me è una cosa valore mille volte più di oro. Questi legnetti? Sì. Sì. Spiega meglio, se no. Questa è la grande valore che ne ho io. Io ho sofferto tanto economicamente, ancora soffro tanto economicamente. E io facevo come copia di Marino. Però Marino diceva, Azuma, tu sei giapponese, non dimentichi. Io sono etrusco, lei diceva. Azuma, no, inutile copiare la mia forma. Tu sei giapponese, tu ricerchi alla radice della tua cultura, mi diceva. E tant'è vero.
però io non sapevo cosa devo fare, la dice il giapponese, come devo essere scultore, come devo presentare, e sofferto tanto. Allora un giorno ha nascosto tutto dal mio studio, non avevo più voluto vedere neanche un disegno copia di Marino. Quel periodo io andavo a cogliere qui ogni lunedì mattina e venerdì pomeriggio a Venera, grande mercato. Lì, in quell'epoca, lasciavano tutto cassetta di frutto. Queste sono tutte cassetta di frutto. Quella epoca usava così bel pezzo di legno, tutto questo è faggio, legno di faggio durissimo, questa a terra, così. Quando ho trovato questa bellissima, stupendo, ritmo, meraviglioso, qua subito, come dicevi tu, sentito filosofia Zen. Io tremavo. E poi subito, buttando gesso, ho fatto questo, cioè. Ecco, questo è, mi ha dato una grande luce. Sì. Vedi questa, sì. Bellissimo. E poi qui appiccicava, attaccava il pezzo di legno, no? Io staccavo, staccando si rompeva così. Anche questa bellissimo. Stupendo, guarda che spaccato. Ha avuto come illuminazione, potuto staccare completamente correnti europei. Trovato mio radice della mia cultura. Questa, per esempio, ho voluto presentare la vita nostra a vuoto, cioè praticamente quotidianamente noi non possiamo mai guardare goccia d'acqua. Momento di distacco dalla grondaia, in un attimo nasce questa bellissima, perfetta forma e poi un attimo sparisce. Noi quasi impossibile vederlo. Però esiste questa forza della natura che nasce questa perfetta forma. Sì. È la bellezza della goccia. Bellezza della goccia. Poi goccia d'acqua parte da terra, goccia d'acqua. Acqua si evapora, poi si condensa e torna a terra. È un ciclo. C'è ciclo, sì. Tra terra e cielo. Credo che anche noi così forse, io sono nato da calore del sole, con te, nella mia vita credo nato da terra, e poi io c'è sempre speranza, desiderio, sempre sopra. Naturalmente noi andiamo sottoterra, vedi? Sì, e poi ripartiamo. E poi ripartiamo, e c'è questo ciclo, sento fortemente, e per quello io ho voluto presentare un po' un pensiero molto religioso forse. Quella calligrafia che cos'è? Vuoto. Ah, quella scritta è vuoto? Scritto vuoto. Questo non ho scritto io, questo ho scritto un maestro di Zen. Maestro di Zen. Molto stilizzato. Sì. Non è stampatello. C'è una cassa, cos'è la cassaforte? Cassaforte. È una... Cassaforte, mia amica, lei mi ha regalato. Però questa mancava chiave. Non era tanto pesante, però dentro c'era rumore, qualcosa c'è. Allora io avevo curioso aprire dentro cosa c'è, io ho provato tante volte, vorrei aprire perché è un piccolo, sì, certo, spazio, così c'è qualche cosa. Allora io se prova, fatto chiave, prova, non va, allora taglio, prova, non va, allora ancora taglio, non va, allora questa forma non va, allora facendo rotondo, triangolo, fatto tante volte con tanti anni, con questo sempre gigliato. Un giorno, pac, aperto. Perché il mondo è così. Un giorno con una semplice chiave si apre il mondo. Sì, sì, sì. Quando ho aperto non c'era niente, solo c'era una capsula della stilografia inglese. Solo quella capsula lì. Anche questo è un percorso zen. Ah, sì, sì. E poi avere pazienza e volontà. Ho avuto questa lezione anche per vivere. Io ho imparato con queste cose. Per tre secoli anche il Giappone fu chiuso come una cassaforte.
300 anni rimasto isolato, no? Quindi in Giappone rimasto una cosa pulita. E poi quando ho aperto la porta era il mondo, era molto più avanti, europei, americani. Da allora Giappone, fine dell'Edo, Edo, cominciato a correre, studiare, lavorare, arrivare come a livello di europei, americani. Però il giapponese è anche ironico. Ironico, molto. Ironico, perché questo è un gufo. Ah, gufo. Il giapponese è ironico. Il giapponese ride. Ride. È vero? Sì, sì, è vero. Gesso è un bel materiale. Sì, perché comincia gesso, a prendere, a marcire, bel materiale, a caricarsi. Sì, sì. Questo è un giardino di museo vicino a Tokyo. Ah, vicino a Tokyo? Sì, Hakone si chiama. Avanti, avanti. Grazie. Avanti, avanti. Disordine, disordine. Questi sono durante studi in Giappone. E quello questo che è l'origine marino? No, qui ancora non c'entravamo. Qui è molto più corrente francese, francese sì. Rodin, Maillol, sì, sì, ecco esatto. Qui. E questo periodo marino, ecco. Eccoli qua, ah sì, questo periodo sì. Marino. Invece questo periodo. Proprio lui. Ecco, queste sono fatte tutto legno di cassetta di frutta. Questa è tutta cassetta di frutta? Sì. Ogni pezzo sempre una proposta. Allora perfettamente lucido con il fuoco vuoto dentro. Sì, vuoto, pieno, ecco come dicevo, pieno vuoto sta insieme. Questo sembra un lingam. Ah, quella è una cosa interessante. Racconto una storia. Questo è un paracalo. Questo è granito, durissimo, bellissimo. È bellissimo. Per fare questo una volta, un operaio, per un'amichetta, quanto ha sudato per fare questo? Certo. Senza questa fatica, un lavoro, un uomo che ha lavorato per mantenere la famiglia, oggigiorno senza pietà, tacco, butta via. Io ho portato a studio, perché qualsiasi cosa, finché utilizzabile, la vita, quando c'è la vita, sta in piedi. Sì. Quando muore, tutto automaticamente diventa orizzontale. Sì. E per quello io amo molto croce. Perché vita e morte. Vita e morte, piace molto. Allora, io, molto sentimentalmente, ho voluto ridare nuova vita per questo paracalo. Eccolo qua. Io ho fatto dall'originale granito fatto in gesso, poi naturalmente sotto lavorato mondo mio ho ridato nuova vita per questa forma. Sì. C'è questa guarda, storia. Anche qui hai dato vita mettendo i buchi nel materiale. Ah sì sì, questa è la che hanno lasciato impronta, questa per esempio alla impronta dei miei antenati, tramanda, tramanda, tramanda continua. Credo la vita e questa credo che è la grande cultura umana che continua verso l'infinito, solo parte invisibile. La parte invisibile rimane eterna. Rimane eterna, sì, sì. Quindi non finisce mai questa mia ricerca, sì. Perché non può mai capire bene cosa perfetto, giusto. Sì. L'unica cosa, come ripeto, è morire. Quando noi diciamo morire, sento, mi sembra tutti tristi, male. Invece non è vero. No. Non è vero. Bisogna pensarci, analizzare bene, perché non si può nessun scappare. Quindi quando il momento deve venire, felicemente. Appunto per quello, vivere, ogni momento bisogna vivere con la tutta la forza ogni momento. Allora, prima di morire, non rimane pentito. Sì. Io più di così non potevo vivere, meno di così non potevo, e questa è la massima vita che ho potuto fare io. Allora credo che posso partire serenamente, credo io.